scava, vero? Tu che cazzo vuoi da me? Sei stanco? Come compagnia avevamo esaurito il biennio con Spring Awakening e stavamo pensando a un titolo che ci rappresentasse. Noi abbiamo una storia come compagnia abbastanza sui generis, veniamo dalla didattica, veniamo dall'attività sociale, veniamo dalla formazione, lavoriamo con i ragazzi da sempre in vari campi, quindi non era esattamente un musical lustrine e paillette che potesse rappresentarci adeguatamente. Titoli ufficiali che ci interessassero ce n'erano pochi e una mattina mi sono svegliato, come spesso succede, con un CD di Eugenio nel lettore e mi è partita una canzone che insomma quella che dà il titolo, ma in realtà che ha dato il titolo alla mia adolescenza, perché sedicenne abbastanza incasinato come molti di noi negli anni 70. Certi momenti l'ho esattamente risolti con quella prima frase di questa canzone che parla di una ragazza di nome Anna che si sente tanto sola, e a me a 16 anni queste parole mi aiutavano nel mio percorso, che era probabilmente non proprio linearissimo a quei tempi, e me la sono ricordata così come la sentivo a 16-17 anni. Ho detto ma dove devo andare a cercarlo un titolo migliore che racconti di noi, conoscendo anche insomma la condivisione che ho con tutto il gruppo di creativi che ora vi presenterò ovviamente. Quindi nella testa naturalmente, ma qui c'è tutta la nostra storia, ci sono i ragazzi di allora, i ragazzi di oggi che conosco altrettanto bene come quelli di un tempo, vediamo che succede. E esattamente dalla disponibilità di Eugenio Finardi a incontrarmi una prima volta e poi a seguirci in un percorso che ha avuto anche delle sue difficoltà produttive, produrre in Italia non è facilissimo, abbiamo provato a coinvolgere anche strutture pubbliche che hanno lacci e lacciuoli di vario tipo, fino a che poi non ci siamo incontrati con WEC, con cui produciamo insieme appunto questo spettacolo. Dalla disponibilità di Eugenio, quindi a lavorare al suo immaginario, ai suoi testi, alla sua musica, alla sua anche esperienza che io conoscevo veramente da fan, semplicemente, è nato tutto questo. Che obiettivo avevamo? Che poi vedremo il 29 se si realizzerà. L'obiettivo è quello di presentare un teatro musicale un po' diverso, dove non obbligatoriamente quando si aggiunge della musica, della prosa, si debba per forza toccare temi esclusivamente leggeri, esclusivamente di evasione. Ma secondo tutto il rock degli ultimi 40 anni si può parlare esattamente di qualsiasi cosa con il 4/4. E diciamo i testi di Eugenio sono una letteratura infinita. Praticamente il canovaccio della storia, stanno tutte nelle parole che le musiche le abbiamo adattate, le abbiamo riarrangiate, ma le parole hanno veramente dentro una narrazione tutta loro, i personaggi a cui ci siamo ispirati poi per il soggetto sono tutti nominati esattamente da Eugenio in decine delle sue canzoni, da Patrizia a Lara, a Zerbo, tantissimi, Marco, Anna. Da lì è iniziato un lungo percorso, volevamo mettere un autore altrettanto importante che scrivesse un testo non banale, un testo drammaturgico non banale, che è Francesco Niccolini, che ci ha prestato la sua penna, di solito rivolta a un altro tipo di operazione, e in questo abbiamo cercato di mettere su uno spettacolo con dei contenuti vivi, transgenerazionali, perché credo che in tutte le cose, le barriere, sia quelle che tendono a frenare le persone, i movimenti, le idee, l'acqua, visto che veniamo dal Livorno, tutto quello che crea ostruzione alla fine poi ci danneggia. Quindi questa separatezza fra teatro di prosa, teatro e musical, fra teatro privato, dove siamo e che ringrazio
dell'ospitalità importante. Aprire qui a Milano a inizio stagione non è una cosa esattamente data per scontata, e teatro pubblico che invece ci sostiene con il nostro Livornese. Quindi tutti questi elementi noi abbiamo cercato di metterli insieme, e non è facile, non è facile perché non si lavora con le disponibilità infinite del teatro anglosassone, dove le cose si possono provare, riprovare, mettere in cantiere, lasciare per anni a sedimentare. Qui in Italia le cose vanno fatte con quello che si può nel momento in cui siamo, e in mano ci siamo trovati questo gruppo, questo mazzo di canzoni, questa grossa espressione drammaturgica. Musica ribelle, sottotitolo La forza dell'amore, che sono due miei titoli, che le canzoni di tutto uno spettacolo siano le mie. In realtà questo qui è uno spettacolo in cui è un, profondamente uno spettacolo di Pietro, ma in maniera quasi dolorosa, direi, no? Proprio è stato un parto lunghissimo, un sogno, un progetto, un'utopia. Ha dovuto veramente affrontare delle difficoltà, è stata una scalata dell'Everest, direi, proprio con varie tappe, ed è uno spettacolo su come Pietro Contorno immaginava Finardi, che Finardi poi non sono io, cioè poi qui ci sono persone, tu mi conosci da anni, ma alla fine nel senso che certo che io sono Eugenio Finardi, però quando si diventa si ha la fortuna, il grandissimo privilegio di entrare nella vita della gente, si diventa anche ciò che a questa gente serve, si diventa un personaggio che va al di là della propria realtà quotidiana, della propria vita. Quindi io dall'inizio ho sentito la proposta di Pietro, la cosa mi ha ovviamente, beh, prima di tutto, come si dice, flattered in italiano, stupito, insomma, lusingato, ecco, quella è la parola giusta. Il mio ruolo è stato diverso, è stato quello di testimone di un'epoca, non tanto. Non è una biografia, è però è indubbio che il personaggio Eugenio Finardi negli anni 70 ha avuto un certo tipo di ruolo, è stato immaginato in un certo modo, come Demetrio, come Edoardo Bennato, come De Gregori, come Claudio Rocchi, una serie di persone. E quindi il mio ruolo è stato quello di raccontare l'epoca. Più ho rinunciato molto presto a cercare di dire no, in realtà sono così, no? Cioè, mi sono reso conto che dovevo lasciare molto, molto spazio al loro immaginario, e anche le canzoni, sono le canzoni a cui che sentivano come proprie coloro che hanno scritto. Ce ne sono alcune che appunto a tutt'oggi io ne avrei scelte altre, ma non appartengono più a me, appartengono a coloro, cioè una volta che pubblichi una canzone diventa chi l'ascolta. E ora scompare. Questo spettacolo io ho selezionato i musicisti, ho partecipato con grande interesse da uditore, ho guardato i provini meravigliandomi per l'entusiasmo e la professionalità che avevano tutti, ho cercato di dare il mio contributo il più importante possibile,
rendendomi però conto che appunto non era una cosa mia, era profondamente un progetto di Pietro e di un collettivo di persone che gravitano attorno a Livorno, che già aveva fatto un progetto molto bello come Spring Awakening e che aveva tutto un suo modo di lavorare, di fare, che mi ricordava tantissimo il collettivo della Cramps originario, quello con negli anni 70 i miei dischi erano i miei, però erano anche, cioè, erano i dischi di Calloni, di Bullen, di Lucio Fabbri, ognuno di poi degli area, di Tavolazzi, Fariselli, Tofani, Demetrio. Poi ognuno di loro ha fatto i suoi dischi che erano anche un po' miei, insomma c'era questo senso proprio del collettivo che forse è la cosa che più manca, forse solo nel rap con le posse ci sono dei gruppi di lavoro così, così stretti. Ecco, Pietro e tutta la Todomodo sono un collettivo, avevano questa energia e questa propulsione che veniva proprio dall'essere un'anima unica con tante braccia, tante espressioni. E quindi io ho cercato di dare il mio contributo, beh, prima di tutto perché sono, credo, l'unico testimone di quegli anni, perché anche tu mi sai che sei un po' più giovane di me. 4-5 anni di più. Sì, quindi la nascita della Radio Libera e queste cose qui, proprio c'erano delle cose che fanno anche ridere io adesso. E devo dire, devo anche ringraziare Pietro, perché questo suo, il rendermi vedere questo suo collettivo e questo suo progetto è venuto parallelamente al ritrovamento dei nastri originali in un magazzino di Vicenza, c'erano i nastri proprio quelli di sala di incisione, quelli con le piste separate, che sono una specie di macchina del tempo che hanno portato me a tornare a quegli anni, a sentire le istruzioni che davo a Calloni, a sentire il contributo dei singoli, cioè i pezzi che finivano, direi che è venuta bene, no? Parlavo molto più milanese, lo cambio adesso. È stata una macchina del tempo che mi ha riportato indietro a ricordare quegli anni, che poi ha stimolato l'uscita del cofanetto Musica Ribelle il Natale scorso, il concertone che abbiamo tenuto al Galverna. Quindi c'è stata questa specie di sinergia, no? Di colpo in questo momento storico è venuta fuori Musica Ribelle, che non è solo una canzone, è un atteggiamento, è uno spirito, in un momento in cui l'intrattenimento è spesso fatto per placare o per sedare o per stimolare, ma in maniera angosciante, e c'è pochissima politica in realtà, la politica è fatta appunto giocando sulla teatralità, sulla paura. Il ricordarsi quando invece la politica era appunto il personale, il politico, il personale, la vita quotidiana, era nei discorsi, nei testi delle canzoni, nei testi delle canzoni d'amore. È stato importante. Poi ho visto nascere questo progetto, che non dimentichiamo, c'è un progetto completamente e totalmente italiano, e non è appunto lo scopiazzamento, come Musica Ribelle era un rock italiano col mandolino, col violino, e non una mera traduzione di quello che facevano in Inghilterra e in America. Questo è, non mi piace neanche chiamarlo musical, non so se mi sbaglio, ma secondo me è teatro musicale, proprio, è un'opera teatrale vera e propria, che ha come canovaccio, come ha detto lui, delle storie che alla fine danno la testimonianza di un modo di pensare, di un'epoca, di un periodo, che oggi è giusto riproporre, perché se non c'è un periodo in cui si deve ribellarsi più di questo, cioè siamo in una dittatura liberista in cui si è perso completamente il senso della ragione anche a livello economico, al punto che lo dicono i grandi finanzieri, cioè
come la Goldman Sachs ha recentemente detto che le diseguaglianze sociali sono probabilmente la fonte di più grande insicurezza per il mondo, in cui tutto è manipolato e manipolabile, in cui veramente sembra, cioè abbiamo dei ragazzi con un senso di impotenza gigantesco, riproporre anche con ironia, e anche ci sono delle cose abbastanza buffe, ricordarsi com'era, cioè basta ricordare com'era un concerto allora. Io la mia prima tournée importante l'ho fatta aprendo per De André, che mi ha chiamato per, quando si è presentato la prima volta, mi ha detto: ciao, sono Fabrizio, mi serve un cantautore d'assalto che faccia svuotare le tasche ai ragazzi dai sassi che così mi tirano tempo. Arianna, loro sono abituati ai giochi piccoli, tanto sogna di andare in California alle porte del cosmo che stanno su in Germania. Emanuele Gamba, che è il nostro regista di sempre, fa parte della compagnia a tutti gli effetti, anche lì perché Emanuele garantiva questo raccordo fra il teatro musicale. Emanuele è un esperto di lirica, non solo, ma anche di prosa tradizionale, sia sperimentale che tradizionale in quanto tale. Quindi ringrazio Eugenio di quello che ha detto e parto subito da una frase che ha detto e che sento mia, soprattutto a partire dall'esperienza che è stato questo Musica Ribelle. È vero che lo spunto, la suggestione iniziale è stata fortissimamente di Pietro, però poi è altrettanto vero, altrettanto forte, e questo mi dà, mi fa sentire appunto in questo senso forte e fiero del progetto, è che in effetti lo abbiamo protetto e fatto crescere molto insieme. Cioè questa cosa di cui tu parlavi dei dischi, che è il disco mio, però ho sentito fortissimamente questa cosa, e forse anche perché io, e lo dico proprio, mi costituisco, non ho un'anima rock proprio, cioè non nasco rock, no, sono, si vede esattamente, per cui ho avuto bisogno di farmi percorrere, per cui mi sono ascoltato tanto Genio, ma poi mi sono dovuto far percorrere da racconti e ricordi che nella biografia di Pietro erano sempre collegati, come diceva all'inizio, a frasi scritte, a frasi, a note scritte e cantate da Eugenio. Quindi questo è molto molto forte, l'ho sentito molto forte nella gestazione dello spettacolo, lo è stato ancora di più proprio perché, in virtù di una cosa che come todo modo mi sento anche di dire con orgoglio, anche a sto giro, e me lo dico per conto mio prima che lo scriviate, secondo me abbiamo un cast veramente formidabile, formidabilmente agguerrito, ribelle, come diceva Eugenio, cioè persone, performer, che ancora prima di essere performer sono esseri umani che pensano e che hanno una visione del mondo che è poi quella che ci premeva anche raccontare, perché io sono anche dell'idea che non si possa raccontare, no, una storia se chi sta dentro è assolutamente in disaccordo con quella storia, con quella visione. Cioè qui c'è un livello di partecipazione, di partecipazione ai valori che poi si raccontano anche in questa storia, fortissima. Oltre ai tre seduti che vedete che parleranno presto, io voglio salutare anche Gabriel Glorioso, che è un altro del fantastico che abbiamo in scena, e mi premeva soprattutto dire una cosa molto breve. Volevo anche salutare e ringraziare un altro amico che è qua, che è Simone Nardini, che è quello lì, perché Simone già dai tempi di Spring Awakening è stato uno di quelli che, pazzo tipo noi, si è buttato in questa avventura, per esempio anche degli Swing, era una componente diciamo che ritornava in Spring Awakening e che abbiamo riutilizzato, è che è questa, in Spring Awakening come nascita di spettacolo c'era il coinvolgimento di alcuni performer nascosti nel pubblico che a un certo punto venivano e partecipavano ad alcuni numeri dello spettacolo. Questo era negli Stati Uniti, questo l'abbiamo fatto anche noi in Italia, e nelle lunghe recite, insomma nella lunga tenitura che abbiamo fatto a Milano, gli allievi della scuola dell'MTS di Simone hanno partecipato in versione swing. Cosa faremo qua di nuovo? Quindi alcuni ragazzi ogni sera si avvicenderanno a prendere parte ad alcune delle scene montate. Che ti dice di uscire?
uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di... Sì, ora vi presento questo cast. Noi abbiamo dei percorsi di selezione, diciamo di individuazione dei personaggi molto articolati. A differenza di moltissime altre produzioni, da noi non si fa un provino con un callback, si entra o si esce, ma si partecipa a un percorso. Questo percorso è iniziato anche grazie a Eugenio, ora vi racconterò un episodio che mi è rimasto molto impresso. Ha visto una selezione, una partenza di 500 ragazzi, selezionati sia fra cantanti che fra musicisti, quindi performer musicisti. Di questi 50 hanno partecipato a un primo workshop di 3 giorni, selezionati da questi 30 a scalare in una serie di passaggi che hanno portato poi a questa individuazione. E in questa maniera noi, come posso dire, andiamo a verificare non tanto le capacità tecniche dei ragazzi, che sono anche di livello molto alto, devo dire, nella media, ma come ha detto Emanuele Gamba, occorre partecipazione, occorre condivisione, non basta cantare una canzone e saperla cantare bene. Insomma, per cantare Scimmia occorre veramente metterci dentro quello che aveva Eugenio a quei tempi. Quando si usa le parole musica ribelle, non lo si può fare soltanto con la perizia di un performer, ma ci vuole dentro un livello di condivisione. Abbiamo provato le ultime 2 giorni di prova, le abbiamo fatte a Livorno prima di venire qui direttamente, esattamente lunedì 11 e martedì 12, con mezza città sott'acqua. Questa cosa ha gettato su questi ultimi 2 giorni di prove veramente una cappa molto forte, ma io me le ricorderò sempre, fatte in una stanza con la tensione della luce bassa, perché avevamo una fase sola su 3 perché era tutto allagato, quindi non potevamo utilizzare l'impianto audio, ma ancora di più questo gruppo è diventato veramente i 300 alle Termopili, cioè hanno provato col sangue negli occhi, con 6 ore di ritardo, abbiamo provato fino alla mezzanotte e mezzo e nessuno si è pensato di dire l'orario sindacale. Ecco, questo è il modo di lavorare in tutto modo. Poi i risultati possono essere e devono essere giudicati, ma le intenzioni sono secondo me assolute. Che hai messo quell'annuncio? Non lo so, un SOS così, lanciato dall'universo, provvedereste da qualche parte un extraterrestre avrebbe risposto. Ma è singolare che per rappresentare l'unico adulto abbiano preso me, che sostanzialmente sono un bambino. Un Peter Pan con grosse difficoltà ad assumersi una piena responsabilità da adulto. Devo dire che qua e là, mentre parlava Eugenio, mentre parlavi tu, eccetera, anche in me sono affiorati dei ricordi, perché sono leggermente più giovane di Eugenio, però quegli anni, gli anni 70, sto dicendo, li ho vissuti anch'io. E quindi ci sono molte cose nello spettacolo che riverberano anche nella mia memoria, perché le ho vissute sostanzialmente. Quindi quando nello spettacolo, per esempio, dico le parole che sono affidate a me, che dovrebbe essere di Eugenio, e dico che noi veramente credevamo allora che avremmo cambiato il mondo, rovesciato il sistema, che avremmo vinto, sono parole che riguardano anche la mia storia, perché anche io credevo che veramente il mondo avremmo potuto cambiarlo, fare una rivoluzione, che la fantasia sarebbe andata al potere e via dicendo. Ora dunque, per affrontare questo personaggio, cioè di Eugenio Finardi, che è in vita fra l'altro, quindi è un onere abbastanza, mi sono fatto crescere il codino. Mi sono fatto crescere così. Eugenio, vuoi dire qualcosa? No, bastante un gesto. E penso che dal codino si possa partire, insomma, no? Col codino ci siamo. Lui ha anche più capelli di me, fra l'altro è più alto, più robusto. Canta decisamente meglio. Vi voglio tranquillizzare. Io non canto, non canterò. Canteranno i ragazzi che sono tutti, e non lo dico perché sono parte dello spettacolo, ma perché è vero, sono tutti attori molto bravi e grandissimi cantanti anche, cioè, quindi assisterete a qualcosa di originale, perché una commedia musicale originale in Italia io non ho notizie che ci sia mai stata, e quindi è qualcosa di unico. Su questo possiamo metterci la mano sul fuoco, vedrete qualcosa che non assomiglia a nulla di ciò che avete visto finora. Lo spettacolo sostanzialmente si articola, forse non dovrei essere io a dirlo, dovrei essere il regista o qualcun altro, o magari l'autore, ma si articola passando, continuamente alternando una scena degli anni 70 a una scena di oggi. Quindi lo scantinato in cui negli anni 70 Eugenio e Demetrio Stratos e tutti gli altri musicisti provavano
i dischi, le musiche, le canzoni, e dal quale anche credo che addirittura c'è, fosse lì la radio libera, no? La radio la nostra. È la nostra radio. Trasmettevano da quello scantinato. In quello scantinato, in cui ci sono avvenute una serie di cose che noi racconteremo, è lo stesso scantinato che oggi, nel 2017, Eugenio Finardi, immodestamente io, affitto ai ragazzi, perché i ragazzi che hanno bisogno di uno scantinato dicono per fare delle prove di un eventuale concerto. In realtà lo useranno per altri motivi, e anche nel 2017 accadranno cose. Vogliamo raccontare le cose che accadranno? No, non vogliamo raccontarle. Sono stato bravo, mi sono fermato in tempo. Avrei potuto fare una puttanata e dire tutto quanto, la casa, raccontava gli altri, nessuno veniva. Ecco, invece non ve la raccontiamo, così speriamo che voi possiate, vogliate venire a vedere uno spettacolo che è molto coraggioso, è la parola che più si addice a questo spettacolo. Quando abbiamo fatto la prima selezione, i primi 50 di Milano a Livorno, Eugenio viene a trascorrere 2 giorni con noi. E gli incontri vertevano sulla sua esperienza, ci siamo raccontati un sacco di cose. E Eugenio un giorno ci ha raccontato che cos'era l'LSD a quei tempi. E lo ha fatto come ci si approcciava a quei tempi, a quel genere, no, di sostanze, con gli obiettivi, con le finalità. E io vedevo decine di occhi, erano quasi 50 ragazzi, della serie, ma questa roba qui, ma ora dov'è? Perché oggi con le sostanze abbiamo questo rapporto schifoso? E da lì è venuta fuori tutta una serie di scene sull'LSD. Io facevo, mamma mia, ci daranno apologia di uso delle sostanze? No, non è così ovviamente, però semplicemente in questo raffronto fra un modo anche oggi, molto più oggi, consumistico, anche del divertimento, dello sballo, c'è veramente un confronto fra due cose che nominalmente si chiamano droghe, ma che non avevano, non svolgevano la stessa funzione. Voglio dire, non hanno fatto meno danni negli anni 70. Molti miei amici non sono qui con me, molti dei colleghi di Eugenio non sono più con lui oggi, ma l'esperienza ha segnato in maniera diversa le due generazioni. Lo dico perché le scene che riguardano le droghe sono le più forti dello spettacolo, ma non volevamo fare uno scimmiottamento degli anni 70, abbiamo provato a raccontare com'è. Anche tu sei deluso dalla mia musica. La musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Dipende tutto da te, da quanto ti sai gestire e da quanto ti sai controllare, gestire te stesso e i tuoi sbagli. Questa è maturità politica. L'interprete principale di questo spettacolo è Vento, che è interpretato da Federico Marignetti. Vento, me l'ha suggerito, e Marinare è il soprannome che Eugenio aveva ai suoi tempi. Vai. No, non era, io sapevo che era un'informazione sbagliata. Io ho sempre rifiutato di soprannome. Ma anche io, in effetti. Mi chiamavano l'americano per allora, che dire, io sono veramente molto contento di fare questo spettacolo, perché intanto queste tematiche, questa parte di storia è una parte che mi ha sempre molto incuriosito, interessato, e io la prima cosa, diciamo, che ho fatto e che volevo fare era avere una band, e ce l'ho avuta al liceo, e scrivevo i miei brani, quindi l'idea di interpretare questo ruolo mi piace molto. Volevo aggiungere una cosa: secondo me l'idea narrativa dello spettacolo è stupenda, cioè il ritrovamento di questo diario negli anni 2000 in questo scantinato, attraverso quello che la generazione del 2000 legge in questo diario, rivivono delle storie degli anni 70. E è molto bello perché si è cercato in realtà un punto di incontro tra le due generazioni, non uno scontro, non voler dire che qualcuno era meglio di qualcun altro. C'è molta unione, e alla fine le storie hanno anche un epilogo simile a dimostrare che in fondo, quando si è ragazzi, si cerca più o meno le stesse cose, solo che ci si trova spesso calati in contesti diversi che consentono più o meno l'espressione libera ma individuale. E un altro grande punto a favore di questo spettacolo sono gli arrangiamenti musicali.
Io credo, sì, credo che in tutto il mondo non esista uno spettacolo così, che non sto dicendo che sia lo spettacolo il migliore mai realizzato, è uno spettacolo bellissimo, ma è unico, è veramente, nel musical soprattutto non esiste un genere così, un genere musicale non esiste, ci sono degli arrangiamenti che spaziano dagli anni 70 all'elettronica odierna, dei rave, ed è, cioè, è veramente una carica di adrenalina stare sul palco a fare questo spettacolo, è forse lo spettacolo più divertente, dove mi diverto di più, il gruppo è fantastico e sono contento di portare in scena queste storie. Come si chiama lui? Pupino Impastato. Io devo restare qui a combattere con le mie armi, le mie via musica che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le venate e di metterti a lottare. Vaffanculo Lucio! Dobbiamo cambiare tutto con le armi. Qui accanto a me Mimosa Campironi, anche in rappresentanza del collettivo femminile che c'è dentro lo spettacolo. Allora, Mimosa è un'artista, una musicista, una compositrice che sta facendo anche un suo percorso molto importante. Però io l'ho scoperta dentro uno spettacolo piccolo, 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 in un teatro piccolo, piccolo, e mi sono artisticamente innamorato. Andai a vedere e interpretare uno dei ruoli dello spettacolo Cinque Allegri Ragazzi Morti. Un musical lo-fi, come molto bene è stato, l'ho vista a Genova, al Teatro della Tosse. Andai con un mio amico Raul e dissi: Raul, io voglio lei nello spettacolo, e l'ho tampinata fino a che finalmente si è creata la situazione e non mi ha delusa. Lei, rispetto a questi due signori, ha una responsabilità doppia, perché interpreta, come gran parte del gruppo, sia un personaggio degli anni 70 che uno nel 2000, impazzendo nei cambi di scena in scena, entrando e uscendo da un personaggio. Il personaggio negli anni 70 si chiama Patrizia, e non sto a dire perché si chiami Patrizia, ed è Jenny, una milanese di quelle toste, negli anni 2000. Ti passo la parola dicendo che troverete tutte le canzoni più importanti, non proprio tutte, non ci potevano stare tutte, però insomma troverete Patrizia, Non è nel cuore, Musica ribelle, La forza dell'amore, Extraterrestre ovviamente, e cose anche che quando ho proposto Eugenio mi ha fatto: ma perché questa? Tipo troverete una versione di Trappole, Electro Rock, la metà fra i Muse, l'inizio di un secondo atto dove i fan di Eugenio faranno: non ci posso credere, partono delle sequenze, in realtà c'era anche in quella, ma noi l'abbiamo esasperata. E passo la parola a Mimosa. Grazie, ha già detto tutto lui, insomma. Quindi diceva che interpreto questi due personaggi, Patrizia degli anni 70 e Jenny degli anni 2000. Facendo questo percorso anche appunto difficile, perché passare da un'epoca all'altra è tosta all'interno dello spettacolo, viene fuori proprio qual è il germe di questo spettacolo, cioè la ribellione della musica. Una musica di Eugenio Finardi che contiene un seme importante che è nel passato, ma è soprattutto nel nostro futuro, cioè ci permette di riflettere sul nostro futuro. E il confronto tra queste due generazioni arriva al cuore, perché si sente che il germe della ribellione è ancora presente e non morirà mai. Questa è la forza di questo spettacolo e la forza dell'amore. È la musica.